c'è Zappella, che è un giocatore che può interpretare bene quel ruolo, già da 15-20 giorni viene addestrato, allenato in quel ruolo, quindi chiaro che Zappella è un giocatore diverso da Mushai per caratteristiche, e quindi cambiano alcune cosettine, ma voglio dire, i giocatori bisogna metterli nelle condizioni migliori. Zappella è diverso da Mushai, per cui non è un giocatore che può entrare dentro il campo a gestire il gioco, un cursore di fascia, un giocatore di quantità, un giocatore che dovrà cercare sviluppi in alcune situazioni, ma giocherà Zappella. Che squadra incontrerai? Squadra aggressiva, si gioca su un campo sintetico, dove le azioni prendono velocità ancora di più, una squadra aggressiva, una squadra che ha consistenza, una squadra organizzata, una squadra che mi ha fatto una buonissima impressione, squadra solida, tipica della C. Quindi una bella partita impegnativa, ma voglio dire, ogni avversario ha le proprie peculiarità, anche qui in questo girone sono avversari scadenti, ma di sicuro i risultati non ti aiutano a essere né positivo né allegro. Io personalmente non sono positivo, non me lo pongo il problema, sì, perché devo trasferire, lo faccio per abitudine, motivazioni, entusiasmo, capacità di lavorare con grande sintonia e come si deve, però è chiaro che non abbiamo un atteggiamento positivo. Io sono con me stesso, sono molto incazzato, arrabbiato, poi io la vivo quasi a 360 gradi, ciò che faccio dal punto di vista del lavoro mi condiziona anche in tutto quello che faccio all'esterno, per cui certo che siamo arrabbiati, e quindi possiamo anche capire, anzi di sicuro capiamo, la delusione anche un po' di tutti. Chiaro che rispetto all'inizio un po' di positività l'abbiamo persa, i risultati, però obiettivamente non ci sta dicendo neanche bene. Lei la classifica la guarda? No, se fossimo primi non la guarderei, ora la guardo, e come se la guardo? Quali considerazioni fa rispetto a quelle che erano le ambizioni di inizio stagione? Considerazioni chiaramente di delusione, di rabbia, perché ripeto, è inutile dire che potevamo avere dei punti in più, perché non serve, perché i sei ma non si va da nessuna parte. Ora la guardo, se fossimo stati primi no, perché non sarebbe stato un obiettivo definitivo a questo punto della stagione, così non lo è, come non lo è neanche questo, ma è chiaro che la guardo, perché certo che la guardo, e non la guardo contento.